Quanti anni sono passati? Da Reggio Calabria? Sì. Una ventina più o meno. Sì. Com'è stato tornare in questa città? È sempre emozionante. Io sono stata qua per lavoro, poi ho giocato. E ritornare qua e fare questa cosa qui è stato veramente emozionante. Farlo con questo gruppo poi, un'emozione unica. Ho visto gli abbracci con Ilaria, Danna è venuto qui per l'occasione, ho visto Cettina, il coach, che allenava il tuo gruppo. Non la vedevo da 20 anni e ci siamo risentite in questa occasione ed è stato bellissimo rivederci. Parliamo di questo gruppo, tantissima passione e un bel risultato. Tantissima passione, un bel risultato, tantissimo lavoro, perché sono ragazze che si impegnano giornalmente in palestra e la cosa fondamentale di questo gruppo è l'unione. Hanno un'unione tra di loro che è unica. E io ne ho visti diversi di gruppi, perché noi oltre all'under 13 abbiamo l'under 14 e l'under 15, ma questo è un gruppo unico. Io ho visto baci e abbracci anche in campo mentre giocavano, provavano a incoraggiarsi. E nella prima giornata di gara è uscito fuori il talento e i fondamentali del capitano. Oggi per me è la palma di MVP, anche se parliamo di un under 13 femminile, per quanto junior NBA, va alla nipote di un mio amico. Io purtroppo sono un po' di parte, però penso che se porti giù X rimbalzi hai già vinto. Ludovica è stata grande oggi, anche con i tiri liberi, non ne ha sbagliato uno, ma si è sempre trovata nel momento giusto e al posto giusto, è stata veramente brava Ludovica. Senti, come sta il basket nella tua regione? Parliamo di femminile o di maschile? Di quello che vuoi. Il basket nella mia regione sta, diciamo, rinascendo, ha avuto un periodo veramente di blocco e ora piano piano sta rinascendo con tanti gruppi anche femminili, perché noi abbiamo anche un'altra squadra femminile, la Basilia, che ha la Serie B, e diciamo che piano piano sta riemergendo. Va bene, in bocca al lupo, complimenti e buon rientro. Crepi, crepi e grazie di tutto a voi. How did you want me to...